infatti ci siamo svegliati, ragazzi. Riverstorm. Ravenstorm, come volete chiamarlo. Bentornato. Hai un viso radioso e occhi più sereni ora. Raccontami tutto ciò che hai visto. Io... ecco, sono stato ad Asgard, nel regno degli dèi. Ho visto con gli occhi di Odino, come dicevi tu. Nelle visioni incarnavo la sua forma, vivevo la sua vita. Nel suo corpo ero me stesso, ma ero mosso dai suoi scopi. I suoi pensieri mi erano chiari quanto i miei. Ero me, ma in lui coesistevamo. E cosa hai appreso? Più che apprendere, sentivo. Sentivo ogni cosa. I suoi timori, i dubbi, gli amori, le passioni. Incredibile. Che altro? Ricordo una profezia sul Ragnarok. La distruzione del mondo e la fine dei tempi. E le Norne mi parlavano del grande lupo Fenrir, assetato del mio sangue. Ma c'era qualcos'altro. Speranza. Non ero turbato dall'imminente cataclisma. Forse questa parte aveva lo scopo di ispirarti coraggio. Sei davvero in contatto con gli dèi. C'è altro ancora? Mi intrattenevo con Loki, l'ingannatore. Litigavamo spesso, come due fratelli. Ma tale inimicizia degenerava. Mi svelava di avere generato un lupo e io mi infuriavo. Perché ti aveva nascosto la verità? Sì, poiché sapeva che i lupi erano banditi da Asgard. Ha ignorato un mio ordine. Forse la visione vuole suggerirti qualcosa. Che devi affrontare una paura e trovare il perdono nel tuo cuore. Forse, ma la visione proseguiva e io mi prefiggevo uno scopo. Per conseguirlo, avrei dovuto raggiungere Jotunheim. E poi... mi sono svegliato. Interessante. Cos'altro ricordi? Nient'altro. Niente che avesse grande importanza. Il sogno è svanito. Eivor, non avevo mai sentito di visioni come queste. Lasciami sola. Devo pensare a ciò che hai condiviso. Miei cari ospiti, questo è un giorno di pace e fratellanza. Vi ho convocati qui per esprimervi gratitudine e mostrare generosità. Finir, mio reggente, gli onorevoli fratelli Brothir e Brother e la mia amata futura sposa, Valdis. Mi ha regalato una spada. Nostra sorella perché Alf danno l'ordine. Ma noi non verremo a letto con te, chiaro? Brother, questo... L'ultimo re sassone che abbiamo appoggiato non era smidollato quanto te, eppure abbiamo perso centinaia di uomini per salvare il suo inutile... Broti! Se vuoi mancarmi di rispetto, devo pregarti di andartene. Questa è casa mia. Non voglio essere insultato. Sei qui per lui? Per sostenere questo Thane senza palle e caca sotto? Perdonami, hai detto qualcosa? Ti annoio, morso di lupo? Sono qui per proteggere il clan. E se significa aiutare il vostro re, beh, allora vorrà dire che lo farò. Sarebbe meglio inclinare il trono. Tanto è un pezzo di legno proprio come il re. Sarebbe meglio non contare su chi ha paura di Rued e del suo clan. Voi due parlate di palle. A me sembra sia ciò che manca a entrambi. Frena la lingua, morso di lupo, o te la ritroverai strappata. È così facile ferirti con le parole. Immagina quali danni farebbe la mia ascia al tuo flaccido orgoglio. Il mio flaccido cosa? Ti prego, fermate! Sei sordo? Devo. La pagherai! Easy. Basta! Tutti quanti! Ci siamo divertiti abbastanza! Ora capisco. Perché l'Anglia orientale versa in questo stato. Sei un debole, pecoraio. Il tuo amico Norreno non può farci niente. Staremo meglio senza un re. Bene, tutto finito. Preferisco i miei sogni assurdi a queste risse da taverna. Che spreco di tempo e buon idromele. I fratelli non appoggeranno mai la mia ascesa. Questa danza è solo all'inizio, Oswald. Riposati, dovrai essere in forma. E domattina ci vedremo?
Abbiamo molto di cui discutere. Troverò un posto per dormire. E Eivor, se mi aiuterai a sistemare questa situazione, l'Anglia orientale sarà tua alleata. Questa okay. è una promessa. Così troviamo anche l'Anglia come alleato. Dorme lì, terra così, va bene. Contento lui. Buongiorno, già in piedi vedo. E cosa sta facendo? Sei un gran lavoratore, ma coi banchetti non ci siamo. Di certo non è l'ideale per un re. Hai ragione. Trovo grande conforto nel lavoro manuale, cosa che un re non dovrebbe ammettere. I fratelli ti hanno umiliato. Sta a te rispondere ai loro insulti. Non puoi ignorare questo affronto. Oh, è stata una futile schermaglia con due bestie. Do più credito al verso di una mucca che ai loro insulti. Devo preparare un matrimonio e salvare un regno. Non ho tempo per gli stupidi. Hanno tradito la tua ospitalità, Oswald. Dalle mie parti è un affronto gravissimo. In effetti. Bene, bene. Ecco l'infangato sassone che mette alla prova la mia pazienza. Reggente Finnir. Lo so, ieri non ho fatto una buona impressione, ma non temere, i danesi cambieranno idea. Il trono reclami, ma polso non hai. Se Halfdan giungesse, sarebbero guai. Direbbe, quest'Oswald è un re da pollai. Tu blateri e cianci di quel che non sai, è ciò che ti rende più stolto che mai. Già. Siamo a livello 3 di carisma, ricordo, ragazzi. Che cos'è successo? Si chiama canzonare, Oswald. Si usano rime e ritmo per umiliare l'avversario. Ora prova a rispondergli. Povero sciocco, somigli tanto a uno straccio. Fai ridere i polli e rimi a casaccio. Non male, non male. Hai il cervello di un cinghiale. Quando ti insulta, fallo sentire stupido. Io ti distruggo col mio fine ingegno. Eppure mi sembri una testa di legno. Sì, testa di legno. È uno sbruffone, quindi non appena si vanta, ricordagli quanto è brutto. Sono sceso dal nord come il vento invernale. O piuttosto una piaga che somiglia a un cinghiale. Ah, sì, molto carina. Che somiglia a un cinghiale. Sotto quella scorza dura c'è un bimbo piagnucoloso. Sfrutta la cosa. Quando si vanta, colpiscilo nella sua dignità. Ho solcato le acque. Sono andato lontano. Ma sospinto dai venti? Del tuo deretano. Del tuo deretano. Oh, intendi le flatulenze. Vabbè. Oswald, ragazzo mio, senza il tuo corvo sei perduto. Non sarà mai un re degno. Per lui non c'è cura. Forza, dacci dentro. Qualcosa sulla sua altezza. D'esser danese? Lui giura e spergiura. Ma sembra più un nano e di bassa statura. Sei offeso? Bravo, ben fatto. Sei offeso? Prima di estrarre le spade e bagnarle nel sangue, distruggiamo i nostri nemici con le giuste parole. Hai un talento per le rime, lo ammetto. Ma come se la caverà la tua lingua contro il ferro di un'ascia? Scopriamolo, Finnir. Ti sfido a un Holmgang. Stai scherzando, Oswald? È un duello per risolvere le dispute. Un Holmgang. Sì. Un duello mortale. Allora, meglio parlarne. Troppo tardi, la sfida è stata lanciata. Ma un duello contro Finnir non ti darebbe alcun onore. Combatterai con me. Un attimo, Detto questo, non voglio certo uccidere un sassone per le strade di Helmenham. C'è un'isoletta lungo il fiume, vicino a Sihenge.
La sua acqua laverà via il sangue. Prepara il quadrato. Ci incontreremo là. Spero tu sia pronto. Devo esserlo. Dammi solo un momento per prepararmi all'idea. Di morire? Farci attendere. Non sarebbe degno di un re. Vedo che sai ancora tracciare un quadrato. Vivo in Anglia Orientale da molto tempo, ma sarò sempre un danese. Dobbiamo proprio, Eivor. La forza e il coraggio sono una benedizione, Oswald. Ti serviranno se vuoi che i danesi ti accettino come re. La vera forza sta nella risolutezza, Eivor. Una voce ferma che risuona dentro di noi. Non ho mai sentito di viscere parlanti, ma un Asha zittirebbe quella voce in un secondo. Devi essere pronto. Ma sei disarmato? Fa del tuo meglio, non preoccuparti. Riusciremo a fare di te un re. Una cifra. Eivor ha vinto. Ma tu ci hai dato una bella prova, Oswald. Sta giù, Oswald. Ora basta. Non mi arrenderò. Ti sei battuto bene. Non con grande abilità, ma con spirito e coraggio. Combatti sempre con tutte le tue forze, anche a costo di sporcarti le mani, anche a costo di infrangere le regole. Perché non ci sono regole. Non se ti lanci in battaglia a testa alta. Ecco il senso dell'onore. Affrontare la battaglia, questo è l'importante. Una rissa in riva al mare non basterà a convincere i fratelli. Oswald deve portare risultati, riparare ingiustizie, reagire a Rued e ai suoi uomini. I razziatori dell'attacco a Beatley sono accampati sulla costa. Dobbiamo occuparcene, al più presto. Accrescerai di molto la tua reputazione. Ok. E se porterai in dono ai fratelli una parte del bottino, saranno in debito con te. È tempo di sporcare la tua lama. Cos'hai trovato? Una cassa di monili d'argento. Più che sufficienti per accontentare tutti. La porteremo alla nave. Una dura battaglia. La prima di molte, Oswald. Sei pronto a combatterle? Questo sarà il mio dono per i fratelli. Ho ricchezze tali ad Elmenham da lasciarli a bocca aperta, ma questo sarà un simbolo della mia dedizione alla battaglia. È un buon inizio. Ok, abbiamo conquistato, ragazzi. Suona il corno, è nostro. Porta tutti i tesori che puoi a Northwich, poi convoca i fratelli. Ci vediamo là. Nessun fiero guerriero danese si farebbe guidare in battaglia da questo rammollito. Può darmi tutti gli scudi che vuole. Intendi dire che rifiuti i miei doni, brother? Mi stai facendo perdere tempo. È un'offerta generosa, fratello. Sarebbe stupido rifiutarla. Se rifiuti, l'onore della tua stirpe sarà macchiato per tutte le generazioni a venire. Stanne fuori, morso di lupo. Accetta il dono, abbiamo altri problemi. Un uomo di Rued? Sì. Piccava il naso vicino alle mura, cercando un modo per infiltrarsi con mezza dozzina di uomini. Se ce n'è uno, ce ne saranno altri. E ora lo sapremmo se non l'avessi ucciso. Ero andato a svuotarmi e mi ha colto di sorpresa. Ho dovuto scegliere tra lui e il mio arnese. Dove l'hai incontrato? Appena fuori dalle mura di Northwich, proprio sulla riva. Staranno cercando una via per far infiltrare i loro incursori. Gesù, ci serve un prigioniero da interrogare. Andrò io. Voi restate qui e non fatevi vedere. Se avvisterò qualcuno di sospetto, lo porterò qui. È Rued che ti ha mandato qui. Parla, e forse vedrai sorgere il sole. Sporco maiale! Che schifo. Non ti farai degli amici così. Un insulto del genere merita la morte, ragazzo. Io dico di ammazzarlo, non dargli il tempo di riprovarci. Te lo chiederò di nuovo.
Perché ti aggiravi intorno alle mura di Northwich? Sono venuto a porgere i miei omaggi, mio signore, a Oswald, la donnicciola più famosa dell'Anglia. Posso andare avanti tutto il giorno, sacca di sangue infetto. Dammi solo una scusa. Leccami il buco del culo. Colpisci. Aspetta che tiro fuori la lingua. Dimmi, come si sente ora il tuo culo? Quando il braciere di Dunwich sarà acceso, Rue e i suoi attaccheranno. Vogliono entrare a Northwich dal suo muro più debole. Voi danesi d'Anglia vi siete rammolliti ormai. Rued ti saluta, mia signora. Lo rivedrai molto presto. Potrebbe ancora esserci utile se... Ok. Se qualcuno dubita impunemente del tuo coraggio, questa è la risposta. Sono troppo buono, ragazzi. Credo che nel mio regno sia versato sangue. Io non ucciderei nessuno. Più. Risparmiarlo era un rischio. Valdis, quest'uomo sembrava conoscerti. Rued era mio marito. Ah. Tuo marito? Sei già sposata. Lo ero. Siamo separati da 5 estati. Non mi sarei mai aspettata di trovarlo qui. Né lo avrei voluto. Possiamo difendere l'Anglia orientale solo rimanendo uniti e incolumi. Con Rued che imperversa non faremo niente di ciò. Devo parlargli di persona, da uomo a uomo. Non c'è posto per lui nell'Anglia. Sarò io a dirglielo. Bene. Domani inizierò a cercare un nuovo re. È stato bello conoscerti, mio signore. Rued si mangerà i tuoi polmoni per cena, Oswald. Ti conviene lasciarlo stare. Se voglio essere un re degno, devo incontrare l'uomo che ci tormenta. Accenderò il braciere di Dunwich, dunque lo affronterò. Sei certo di volerlo fare? Un incontro con Rued in campo aperto è rischioso. Non c'è altro modo. Dobbiamo affrontarlo. Non possiamo esitare. Vieni, Oswald. Si va a Dunwich. E ovviamente mi aspetto di trovarvi tutti là. O l'eco della vostra codardia risuonerà nelle parole delle saghe. Cosa posto? Dunwich. È tempo di accendere il braciere. Lo farò io, tu parlerai. Rotir, Valdis e io perlustreremo il mono. È meglio evitare sorprese. Oswald e io attenderemo che il braciere sia acceso. L'ingresso principale è sorvegliato. Da lì non entrerai. Troverò un altro modo. Ci sono già stato io, bella. Odino mi concede il suo favore. Un pugno di uomini morti in cambio di un regno fiorente. E il ritorno della mia sposa. Che gran giorno. Tu. Non ti conosco. Il mio nome non ha importanza. Non vivrai tanto a lungo da pronunciarlo. Chi mi ha cercato? Tu, Valdis, amore mio. E perché avrei dovuto farlo? Dopo 5 gioiosi anni lontano dalle tue fetide palle. Sono stato io, Rued. Tu, Oswald, il presunto re dell'Anglia. E futuro marito di Valdis. Prendi i tuoi uomini e vattene. L'alleanza tra danesi e sassoni ci fortifica. Voi pretoni non ci avrete. Devo salpare per la Danimarca a mani vuote, quindi? Dopo un viaggio così lungo. Avrai il mio peso in argento. E bestiame e grano in abbondanza. Ho già preso 10 volte tanto. Qual è il vero premio? Ti farò un'offerta, porcaio. Un Holmgang, noi due soli, per il futuro del tuo regno.
Io non accetterei. Accetto. No. Ma no. Accetto. Uno scontro mortale. Il regno sarà il premio. Che sia chiaro. Ehi. Bene, ci siamo. Il quadrato è pronto. Appena ti è possibile, porta in salvo Val di Sei Fratelli. Oggi non devono combattere. Questa terra ha bisogno di loro. Fammi combattere per te. No. Rued ha sfidato me. Quando sei pronto, Gran Re della Verda! Sono pronto! Qua muore per me. Grande. Bravo. Grande, bravo. Ada, vedi, vedi. Via, ora. Siamo abbastanza distanti. Possiamo riposare. Per Thor si è battuto bene. Ardeva di fervore. Dobbiamo tornare indietro. Grazie, i nemici sfrutteranno il loro vantaggio. Dobbiamo essere pronti. Andremo a Northwich. Vediamoci là appena puoi. È morto da eroe, non c'è dubbio. Se non lo accoglierà il suo dio, lo faranno le Valchirie. Smetti di infradiciarti di idromele. Cosa dirò a Jarl Halfdan ora? Ho fallito di nuovo. Possiamo attaccare quel che resta del clan di Rued, prima che colpiscano loro. Facile a dirsi. I suoi sono asserragliati nel castello di Burg, una fortezza sul mare. Sul mare? Quindi deve avere un porto. Infatti, difeso da un cancello in ferro robusto, rinforzato con puntelli di legno, molto difficile da sfondare. Il legno brucia. Vero, ma come lo raggiungiamo? Riempiamo la tua nave d'olio e la spingiamo in fiamme contro il cancello. Ci vedrebbero, non riusciremo ad avvicinarci alle mura. Raduniamo una milizia, un'armata di contadini. Lanciamoli contro l'ingresso principale come diversivo. Sassoni disposti a morire per un mucchio di danesi? È improbabile. Può funzionare, Fenrir. Se lotteranno in nome di Oswald, non avranno bisogno di altro coraggio. Sì. Ehi, voi! Avete saputo della sorte di Thane Oswald? Abbiamo saputo. Ha trascinato Rued all'inferno, quel diavolo danese. Rued non c'è più, ma il suo clan infesta ancora l'Anglia orientale. Vi unireste a noi per liberare il regno da quei cani? Per Oswald? Sì, qualunque cosa. Due sassoni entusiasti non fanno una milizia, ma forse c'è una possibilità. Posso andare a Elmenham a radunare gli uomini rimasti di Oswald? Ma chi altri si unirà a noi? L'intendente di Theodford, Winston, è una vecchia sanguisuga, ma darebbe la vita per la sua terra. Possiamo accamparci vicino alle rovine a nord del castello di Burg. Vieni con me, Finnir. Facciamo visita all'intendente. Hai un bel coraggio a venire qui quando la tua gente ci ha fatto questo. Il clan di Rued è tuo nemico, non io. Io vengo per conto di Oswald di Elmenham.
Sei comunque danese. Ed è a causa tua che Oswald è morto e il regno è precipitato nel caos. Oswald era mio amico e alleato, intendente. Ha lottato al mio fianco e io al suo. E guarda com'è finito. L'Anglia orientale cadrà se non sconfiggeremo il clan di Ruhet. Combatti insieme a me, per Oswald e la tua gente. Bel discorso, ma gli uomini di Teat Ford hanno già le loro battaglie. Se vi occorre un'ascia in più, io sono qui. C'è un villaggio a est, Kingsbury. Gli uomini di Ruhet l'hanno preso 2 settimane fa. Non avrò pace finché non tornerà al nostro. Risparmia le forze. Io e i miei razziatori prenderemo il villaggio. Tu potrai unirti a noi nella battaglia a venire. Offerta audace. Se manterrai la promessa, le lance di Teltford saranno tue. Riferirò la notizia al nostro avamposto, Eivor. Raggiungici quando potrai. Ci vediamo là. Nella chiesa di Kingsbury, in cima alla torre, c'è un corno. Se avrai successo, suonalo e saprò che avrai mantenuto la parola. Vai, non ti vede nessuno. Ok. Ho mantenuto la mia parola. Spero che tu onorerai la tua. Manterrò la promessa. Teot Ford si unirà a te nella battaglia contro il clan di Ruhet. Perfetto. Con tuo aiuto, forse salveremo l'Anglia orientale. In passato quel corno serviva a radunare le milizie da tutta la regione. Forse altri avranno risposto alla sua chiamata. Bene. Chiunque tu riesca a trovare. La dunata è alle rovine a nord del castello di Burg. Stanno arrivando uomini da tutta l'Anglia orientale e le nostre navi sono pronte. L'intendente di Teot Ford è con noi. I suoi stanno arrivando. Molti di più. Il corno di riposo del re ha richiamato uomini da tutto il regno. Avremo l'armata che ci serve. Sembra che il sogno di Oswald si sia avverato. Sassoni e danesi uniti per la stessa causa. Peccato lui non sia qui a vederlo. Presto le forze saranno pronte. Sei pronto a dare il via all'assalto? Certo. Attacchiamo. Lo sono. L'obiettivo è il castello di Burg. Dicono che sia impenetrabile. Bene. Che si tengano strette le loro false convinzioni. Col favore della notte, Valdis guiderà l'armata al portone principale. Distratti gli uomini di Ruhet, noi giungeremo al cancello sul mare dall'acqua alle loro spalle. E una volta dentro, non lasceremo chiusa neppure una porta nel castello. Gli uomini di Ruhet non potranno barricarsi. La tua nave? È pronta? Attende il suo momento di gloria. Hanno bisogno delle tue parole. Oswald non ha mai esitato a concedervi la sua benevolenza. Era un uomo giusto e forte. Un uomo che ha dato la vita per il suo clan. Onoratelo! Onorate la sua memoria e combattete col suo stesso coraggio! Per Oswald! Per Oswald! Per Oswald! L'ora è giunta. Oggi libereremo l'Anglia orientale dal clan di Ruhet. Per sempre. Ricordi il sogno che ti ho raccontato? Navigavi attraverso Helheim su una nave infuocata. Oggi potrebbe avverarsi. Sogni.
Vita. È possibile che siano la stessa cosa. Ora! Non salta nessun altro. Questa è l'immagine del trailer, ragazzi. Ma cattivo. Oswald. Ah, è vivo. È vivo. Oswald è vivo! Sei tu. Fa silenzio, rammollito. Resisti! Finirà tutto molto presto! No, non preoccupatevi per me! Non dovete! Taci, idiota! Dunque, a questo siamo giunti, morso di lupo! Due danesi che lottano per uno sporco bastardo sassone! Se è proprio questo cane che vuoi, vieni a prenderlo! Dovremmo sottometterli, morso di lupo! Ma dove c'è la freccia, ragazzi? Trattarli da uguali. Siamo meglio di così! Meglio di tutti loro! Non mi trascinerai nella stessa fogna in cui sguazzi tu! Grazie. Sei unito a questi inetti porci senza palle. Per cosa? Per un pezzo di terra e una promessa di pace? Eivor, no! Sarà giudicato davanti a Dio, secondo la legge. Il mio regno non avrà inizio con altri spargimenti di sangue. Un altro pietoso lamento. Quest'uomo pagherà con la vita le sue violenze. Secondo l'antica legge. Questa terra è di Oswald. Ne è il re e lui deciderà. Eivor si piega forse ai re? Opporsi a un re sarebbe un'infamia. Il suo onore va preservato per il bene del regno. E che ne sarà del tuo onore, Eivor? Sei disposto a sacrificarlo? Il legittimo re dell'Anglia orientale ti ha risparmiato la vita. Così sia. La compassione è una virtù che si addice a chiunque, anche a te. Grazie. Mi hai ascoltato, Eivor. So quanto vale un gesto simile. Sembra tutto quasi come un sogno. Ma non stai dormendo. Bello scontro, davvero, molto bravi. Ci sei anche tu, amico mio. Se avessi saputo che eri ancora vivo, sarei rimasto a Northwich. Guardatevi intorno. Una lieta occasione e una gloriosa vittoria. E presto avrà luogo qualcosa di ancora più grandioso. Il nostro matrimonio, mia amata. Se mi vorrai ancora. E perché non dovrei? Ho combattuto male. La rabbia rovente di quel bruto mi ha sopraffatto. E non ho... Oswald, ascolta. Hai combattuto con il cuore e con l'anima. Ed è ciò che farai sempre. Vieni dunque. C'è molto da preparare. Una donna da sposare e un regno da guidare. Chi non li vorrebbe? In molti sono morti per questo. E tu, Finnir? Provi invidia per certe cose? Non direi. Il cuore arde, ma il corpo soffre. Desidero soltanto dormire un po'. Ho visto una balla di fieno là fuori. Più tardi, Eivor. Ora devo curare i feriti. Dunque ci rivedremo al matrimonio. Sì, non mancherò. Ok. È proprio da te far attendere un re alle sue nozze.
Non volevo, scusa. Alla fine sono arrivato. Ho temuto che non venissi. Sapevo che ti avrebbero incoronato. E ora eccoci qui. Senza di te sarei morto. Un'altra speranza infranta per questa terra. Sei raggiante, Oswald. Come chi sta per sposare una donna più potente. Dici? Io sono molto in ansia. Di tutte le battaglie che un uomo può combattere, quella con se stesso è sempre la più dura. Ma la tipa che cammina tipo Michael Jackson lì a destra? Ma non dicono niente? Vi dichiaro dunque marito e moglie, e in quanto marito e moglie dichiaro... Oswald di Elmenham, primo del suo nome, legittimo re dell'Anglia orientale. Al fianco di Valdis, anima tempra e grazia di questa terra. Cammina un po' male il tipo. Ce l'hai fatta, reggente. Un re siede sul trono dell'Anglia orientale. Non solo le mie gesta sono da celebrare, ma le nostre. Puoi tornare a sognare di fiamme e di Helheim. Credo di essermi smarrito tempo fa. Difficile dire quando. Non vorrei essere qui. Non l'ho mai voluto. Questo era il sogno di Halfdan e io ho dovuto realizzarlo. Nei miei sogni navigo sempre. Ricordi? Con la barba al vento e le labbra piene di sale. Rivorrei indietro quella vita. Solo il tempo dirà se potrò mai ritrovarla. Fino ad allora, forza! Mangiamo, beviamo, dimentichiamo il dolore! Eivor! Morso di lupo, ammira i miei vasi. Quale robustezza, indistruttibili da qui. Credi? Tutt'altro, Brotir. Si romperanno al volere delle mie armi. Anche dopo aver bevuto l'idromele, se ci riesci sarai ricompensato. Tieni gli occhi aperti e assisti alla mia vittoria, sciocco ubriaco. Ah, una sfida da poco. Notevole, notevole. Tieni, come promesso. Ora goditi la festa. Non hai niente da bere. Risolviamo subito. Ancora? Non c'è che dire. Ci vuole del fegato per ubriacarsi davanti al nuovo re.
un fegato come il tuo. A Odino e alla sua gloria eterna! E al nuovo re dell'Anglia orientale! Possa il suo regno essere lungo e prospero! Non male, morso di lupo! Ma scommetto che non riusciresti a bere più di me neanche se volessi! Povero illuso! Forse, ma ti sfido! Cosa rispondi? Fatto sfida. Batterò in men che non si dica. Ne sei convinto? Vedremo se riuscirai ad avere la meglio sul campione dell'Anglia orientale. Rendiamo la cosa interessante. Scommettiamo dell'argento. Cosa ne dici? Va bene. Accetto. Questa birra è forte, brother. Ma io lo sono di più. La prossima volta ti andrà meglio, morso di lupo. Ebbene, mi devi dell'argento. Tieni, prendilo. Il dio dei sassoni vaga da qualche parte quassù, vero? Io non l'ho mai visto. Dicono che le sue vie siano misteriose. Guarda, la luna. Ora si muove libera. Ma un giorno sarà divorata da un lupo gigante e la notte si farà nera per sempre. Ti senti bene? Finalmente ho riassaporato la gloria. Ed è stato magnifico, sì. Ne sono felice. Ora... Mi sono sempre sentito come Skoll, Hati. Cercavo di inseguire e afferrare i desideri di Halfdan. Ora ho raggiunto il mio sole e la mia luna e li ho presi e... Io non lo so più. Puoi lasciarli andare, salpare per altri lidi. La mia nave è nel Valhalla, o non lo ricordi? A vampa fiamme. Forza, torniamo sulla terraferma. Gira tutto quanto. Perdonami, Eivor. Ho vissuto un'ultima gloria. Dovrei essere felice. E lo sono. Grazie. Non deve essere l'ultima. Non l'ultima. Il cinghiale è simbolo di fertilità. Lo sapevi? Così come Freyr. Qual è il punto? Sei impressionante, Eivor. La tua saggezza in battaglia, la tua forza di spirito. Sei abile in così tante cose. Eppure mi chiedo, possiedo io qualche abilità in grado di impressionarti? Persino uno stolto ha qualcosa da insegnare, che ne sia consapevole o meno. Sì, sì. Ma potrei insegnarti a impugnare la mia spada? Non sono interessato. Questo corpo è casto, amico mio. Non mi interessa la tua spada. Credevi che... No, no, non dicevo sul serio. Avanti, beviamo e festeggiamo. Non me lo faccio ripetere. Mamma mia. Oh, hai sentito? Vabbè. Mi ha chiamato mio fratello? Credo che... Sì, dovrei andare. Rotir! Un discorso per gli ospiti, e vorrei che ci fossi anche tu. Finora è stata una degna cerimonia. Cerchi ancora divertimento? Vai. Sono pronto ad ascoltare il tuo discorso. Bene, vieni, vieni, seguimi. Amici, onorati ospiti, abbiamo conosciuto tempi difficili, scanditi solo dal lutto e dalla sofferenza. Ma non sono i conflitti a definirci. È la compassione. Che la compassione ci guidi sempre, anche quando il nemico sceglie di rifiutarla. Dunque, ai danesi, nostri amici e vicini, dico grazie per il coraggio dimostrato nella nostra comune battaglia. Quanto ai miei compagni cristiani, che possiate sempre essere degni esempi della grazia di Dio. Luce nelle tenebre. Io vedo il futuro dell'Anglia orientale proprio qui, proprio ora. In tutti voi, sia danesi che sassoni. Al nostro futuro! I suoi insulti restano ancora un po' deboli, ma il re ha coraggio. E a Deir, colui che ha reso tutto questo possibile.
a nome dell'Anglia Orientale. Che questo bracciale sia prova della nostra lealtà al clan del Corvo per il sostegno che oggi ci ha concesso. Vuoi condividere la tua saggezza con noi? Skol! Al buon re Oswald! Skol! A Oswald! Skol! 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 Ascoltate tutti! La corsa nuziale sta per avere inizio e ricordate che nessuno abbia la meglio sui due sposi! La corsa nuziale? Ai vostri posti! E preparatevi per la corsa nuziale! Il re e la sua sposa contro tutti! Mio re... Lui... Lui... Chi è questo? Ah, Rued! La tua pecora da guardia è stata dosata a dovere. Oswald! Re dei fotti pecore! Fatti vedere! Io ti sfido! E io accetto. Amò. Oswald è un re, e un re deve avere un campione. Mi batterò io per lui. Ha sfidato me, Eivor. Tu combatti una battaglia più grande. Devi ricostruire questa terra. E un re morto non può mantenere promesse. Lascia che me ne occupi. Oswald, porco codardo e senza palle. Sventrerò il morso di lupo e ti impiccherò con la tua stessa lingua. Ne prendi una cifra, caro. Una cifra. Speravo non si giungesse a questo. Troppe morti, troppa rabbia. Ciò che è fatto, è fatto. Te ne andrai ora? Devo. Questo deve essere un giorno di pace e di gioia. Io le ho perse entrambe. Eivor, hai reso un grande servizio all'Anglia. Ti ho promesso un'alleanza e l'avrai. E un giorno dovrò chiederti di dimostrare la tua lealtà. Salute, Eivor! Ti stai perdendo la festa. Ho festeggiato abbastanza. Devono tanto a te quanto a Oswald. Ero un uomo in disfacimento, Eivor. Pensavo che sarei morto come un vecchio fallito. Ma ora... il mio cuore brucia di nuova fiamma, di rinnovato ardore. Voglio una vita piena e una morte fiera. La gloria non ha età, Fenrir. Salpa con me. Avrai una mente saggia e una robusta ascia in più. Con te? Insieme. Prendo le mie cose. Buon. Eivor, sia lode a Tyr. Ho sentito gridare. Qualcosa non va? Holger mi ha derubato e io esigo che sia punito. Derubato è una parola crudele. Il cervo ruba forse l'acqua al fiume quando si abbevera e la mucca deruba forse un campo quando bruca. Eivor, la faccenda richiede un giudizio assennato. Vorresti? Ma certo. Andate con ordine. Forza. Ma bene. Sembra proprio che ogni scusa sia buona per continuare ad ambire a quella posizione, vero? In assenza di Sigurd, chi ha più diritto di risolvere queste dispute? Potresti lasciare che se la risolvano da soli, ma vorrebbe dire mollare la presa, non è così? Tomalo Jarla risolve appunto le questioni del popolo, bello. Ricominciate. Non sai la tua cultura. Spiegatemi che cosa è successo. Comincio io. Vengo ingiustamente accusato da questo sassone filisteo. Fili cosa? Mi stai deridendo? Silenzio, vi prego. Ascolterò i vostri reclami, prenderò una decisione e forse stabilirò un risarcimento. Chiaro? Rowan, qual è la tua versione degli eventi? Ah, come ben sai, io e Holger siamo vicini. Tanto vicini che spesso lo sorprendo a prendere i miei attrezzi dalla stalla. In prestito! Holger, lascialo parlare. Furti, prestiti. In ogni caso, gli ho sempre permesso di utilizzare qualunque cosa volesse.
Ammiro molto la vostra generosità norrena. Volevo adeguarmi, ma questa mattina Holger ha oltrepassato il limite. Sono entrato nella stalla e ho visto la mia meravigliosa, dolce giumenta con la coda tagliata. Ma... di netto! Non un crine in vista! Ammetto che i miei primi sospetti sono ricaduti su Holger. E avevo ragione. Infatti, l'ho visto proprio mentre brandiva un pennello di crine intinto nell'indaco e lo trascinava su un foglio. Dipingevo, Rowan. Era un dipinto. Che descrizione rozza. Lo senti? Testardo e arrogante. Ci vorranno anni prima che a Alfgifu ricresca tutta la coda. Esigo un risarcimento. Eh sì, c'ha ragione. Ho capito. Grazie, Rowan. Holger, sentiamo la tua versione. Eivor, tu sai da anni che io sono uno scaldo. Mi hai visto portare vita e gioia e saggezza con i miei poemi. E sai che la mia opera richiede una certa, per così dire, libertà di utilizzare varie risorse per comporre i miei versi. Spesso, in mancanza di strumenti adatti, mi servo di nuovi oggetti. Il bastone di Alvis, l'inchiostro di Tove. Mi sono sempre stati dati volentieri. Hai scodato il mio cavallo per fare un pennello, brutto... Rowan? Come dicevo... stamani, all'apice dell'ispirazione, ho intuito che il mio ultimo lavoro avrebbe richiesto un tocco di pennello. Avrei potuto usare dei rametti, del tessuto, le mie mani, ma no! Serviva qualcosa di più delicato per avere il pennello perfetto. Servivano morbidi crini di una bella cavalla, e così ho sfruttato una risorsa locale. Hai tagliato la coda di Alfgifu! Senza permesso! Quello è il problema. Ho preferito non svegliarti. È sbagliato. Grazie, comunque. Hogar. Ho compreso la tua posizione. Credo di aver sentito tutto. Se volete... La mia cavalla è ridicola, Eivor. Non è più graziosa di un asino. Devi fare qualcosa. Non confondere il crine con la bellezza. La cavalla è ancora splendida. E la coda ricrescerà molto presto. Ma tu devi informare. Fate silenzio. Non puoi fare così. Holger, Rowan è chiaramente nel giusto. Hai privato il suo cavallo della coda senza permesso. È stato un prestito. Un prestito. La certezza della ricrescita non lo rende un falso crimine? Questo è un doppio crimine, Holger. Le due vittime sono illese, ma tu hai preso senza chiedere. Poiché il valore della cavalla si è notevolmente ridotto, ne pagherai il prezzo di mercato. Ma la cavalla non era in vendita. Rowan, ammettilo! La decisione è presa, Holger. Paga ciò che devi e tornate di nuovo amici. E se pago, potrò tenere la cavalla? Paga il dovuto e chiudi la faccenda. Rowan, sei soddisfatto ora? Lo sono. Grazie, Eivor. Bene. Con la benedizione di Tyr, questo è tutto. Potete andare. Tornate alle vostre case in pace. Quel Holger, che personaggio. Quasi lo invidio. Vede ogni cosa attraverso una lente opaca e vive nel suo mondo fatato. Non c'è nulla che possa turbarlo. Non farti tentare troppo dall'idea. Tu mi servi così come sei. Un'altra alleanza. L'Anglia orientale di Re Oswald ci è amica. Ti chiameremo Eivor, il cercatore di re. Bello. Riverstop è solo in centro. Re Ceolwulf ha inviato Ceolbert nello Shropshire. Spera di metterlo a capo della contea. Buon per Ceolbert. Sarà un grande aldermanno. Ha appreso molte cose da te. Gli ho dato un assaggio di conoscenza. Il resto dovrà impararlo da solo. Un'altra cosa. Non so se hai saputo, ma Svende ci ha lasciati da pochi giorni. Il nostro amico si è spento nel suo letto. Sì, ho saputo della sua sorte. Avrei voluto passare del tempo con lui prima che ci lasciasse. Lo avremmo voluto in tanti. Tove su tutti. Tove. Eivor, è Svend. Lui se n'è andato mentre ero via. Tove, mi dispiace. Io non c'ero. Nessuno c'era. Dovevamo marchiare le botti di Tecla quella mattina. E avevamo parlato di cosa avremmo fatto per cena. Quando sono andata a chiamarlo, era
A letto. Credevo dormisse. Ma se n'era già andato. Se n'è andato in pace. Ma aveva così tanti piani, così tanti progetti, e li avrebbe conclusi. È stata una morte vuota, diversa dalle nostre storie. Non diciamo niente, ragazzi. I saggi e anziani delle nostre storie esprimono sempre una certa calma. Sanno quando la fine è vicina e sono pronti. Svend non era pronto. Neanch'io ero pronta. So che aveva molto altro da insegnarmi. Sto ancora imparando. Tutti si aspettano da me che io porti avanti il suo lavoro, come se niente fosse. Perché non sanno che... Non sanno che non sono pronta. La vita ci chiede molto più di ciò che siamo pronti a dare. Ma facciamo il possibile. Io non ero pronto a perdere la mia famiglia. Ma in un lampo l'ho persa per sempre. Ho tenuto duro perché volevo vivere. Deve essere stato crudele. Ma tu sei forte, determinato. Forse qualcun altro avrebbe reagito meglio, o peggio. Ma questo è ciò che il fato ha deciso. E io lo vivo. So che Svend credeva in te, nel tuo talento. E tu credevi in lui? Ti fidavi di lui? Era il più grande artista che abbia mai conosciuto. E lui ha scelto te. Puoi farti coraggio o desistere, la decisione è tua. Ma sappi che aveva fiducia in te. Brandvi, stai bene? Mi sembri distante. Sto bene, sono solo un po' stanca. Ma sto bene, guardiamo la mappa. Non prima di aver saputo cosa non va. Oh, io credo di sentirmi in trappola, in questa stanza, nell'insediamento, in questa vita. Non posso aiutarti con la tua vita per ora, ma posso farti uscire di qui. Cosa ne dici? Non saprei, c'è molto lavoro da fare. Ferma! Dimentica alleanze e responsabilità per qualche ora. Faremo una cavalcata verso Grantbridge o qui nella zona, così cambierai aria. Sarebbe bello. Anche se ora non è possibile. Ma grazie, Eivor. Forse un'altra volta. Bene, che cosa ti serviva? Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Itam mi ha detto di andare a Lundan. Che informazioni hai? Una città tumultuosa, che Halfdan Ragnarsson aveva cercato di reclamare per sé, ma ha resistito a ogni assalto. Per Itam la città è dominata da uno strano culto. L'Ordine degli Antichi. Mi ha chiesto di scovarli ed eliminarli. Così facendo aiuterei la gente della città e quindi potrei ottenere un'alleanza. In una città così caotica si può tentare. Entra dalla porta nord e inizia a chiedere in giro. Ok. Vi chiedo pazienza per un altro po'. Sistemeremo tutto in men che non si dica. Avanti così. Eh? Tieni duro, Mastro Hamme. Presto potrai proseguire. Sei una specie di pastore, vero? Così può sembrare, sì. Hai bisogno di qualcosa? Chi governa la città? Vorrei chiedere udienza, se possibile. Il governatore, Trigger. Un bravo danese, giunto 4 anni fa. Trigger. Passa gran parte del suo tempo alla vecchia villa, occupandosi di 1000 faccende. Stow! Avgos vuole la sua parte del raccolto estivo. Pezzente. Ah? E cosa aspetti? Stavamo parlando. Sentite, i contadini di Merch hanno già versato il tributo. Se Avgos desidera altro, dovrà farne richiesta. Farne richiesta? Beh, tu intanto puoi dire a quel vecchio mercante che la sua mela è qui. Vieni a morderla. Quella è di Mastro Hamme, amico. Dai, mordila. Che schifo. Mordila, ho detto. Possiamo ucciderli? Ah!
del cielo, combatti come se ti avessero rubato il pane. Anche i tuoi pugni colpiscono duro. Rold, segna i nomi di chi intende pagare la tassa alimentare. Grazie. Dunque, sei qui per vedere il governatore Trigger, vero? Sono qui per parlare con chiunque possa garantire un'alleanza al mio clan. Se sei tu, tanto meglio. Ah, no. È Trigger che cerchi. Io sono intendente di contea di Lunden Occidentale. Preservo l'ordine e la giustizia. Intendente di contea è un nome un po' complicato. No, è il mio titolo, chiedo scusa. Mi chiamo Stowe, Stowe di Lunden. Molto lieto, intendente Stowe. Lunden poggia su spalle robuste. A dire il vero non sono l'unico intendente. Siamo in due ora, oltre al governatore. Facciamo del nostro meglio. Sono tempi difficili. Portami dal governatore, Stowe. Credo valga la pena conoscerlo. E va bene. Comando delegato, gregge custodito. Andiamo da Trigger. Dio, no! No, no, no! Solo 3 frecce per ucciderlo. Le altre 12 erano solo un insulto. Signore, accogli questi uomini e fa risplendere su di loro la tua luce perpetua. Non ci servono stranieri, Stowe. È una questione privata. Non c'è motivo di diffidare. Eivor mi ha difeso in una rissa a Cripplegate. Gentaglia della guarnigione. Devi essere una vera furia per tenere testa a quei maiali. Dobbiamo catturare quegli uomini, Stowe. Tutto questo deve finire. Se avessi ancora la testa, lo chiamereste Trigger, vero? Il governatore. Dio del cielo, è morto. Abbi un po' di rispetto. Andremo d'accordo io e te. Tu devi essere Erke, il secondo intendente. Erke Boldison, sono io. Mi stai dicendo che quest'asino mi ha dato del secondo intendente? Primo della città orientale. E uomo a cui affiderei la vita. Stowe non è bravo a giudicare le persone. Erke, lui è Eivor. Doveva incontrare Trigger per stringere un'alleanza con il suo clan. Ti avrebbe accolto con gioia. Aveva fiducia negli altri. Gli è stato fatale. Trovato niente? Sono appena arrivato. Gli assassini hanno lasciato una lettera sul cadavere. Darò un'occhiata. Trigger è stato colpito da seduto, forse mentre leggeva la lettera. Una delle guardie ha preso il sigillo e ha provato a fuggire. Ma senza fortuna, un secondo assassino l'ha trovato. Lo ha condannato il cappio, stretto dall'uomo più grosso. Un terzo ha strappato gli occhi e poi la testa di Trigger. È simbolico, forse. La testa del capo, gli occhi delle guardie. I colpevoli sono spavaldi. Questa strage è un messaggio. Sono usciti insieme. 3 serie di impronte che tornano in giardino. La lettera cita 3 eretici, indicati solo da soprannomi. La sanguisuga, la freccia, la bussola. L'autore si firma come un povero soldato di Cristo. Povero soldato? Strano nome. 3 nomi, 3 assassini. Come hai detto tu. Per Baldr, può essere chiunque a Lunden. Di chi fidarci? Solo dei presenti, temo. Forse nemmeno, finché non sapremo altro. La freccia è descritta come un combattivo invasore danese. Sono in molti a Lunden. La sanguisuga viene dal Wessex, così come tanti altri a Lunden. E la bussola, un capitano franco. Meno comune, ma non mi sovviene nulla. Cos'è questo simbolo? Devo averlo già visto al tempio di Mitra. L'ho superato venendo qui. Questo tempio è in piena vista. Quanto è lontano? È a un tiro di sasso da qui. È ciò che resta di un luogo di preghiera. La nostra città ormai brulica di codardi. Presto saremo noi a cadere, se non fermiamo quest'istigazione all'odio. Te l'ho detto, questa città risponde a sangue e potere. Così andrebbe guidata. Non posso lasciarlo così. Lui... Io devo... Lascia che se ne occupi la chiesa, Stowe. No. No, devo farlo io. Lo preparerò per il giudizio. Lo capisco. Prendi solo un po' d'aria ogni tanto. Non si respira qui. Andiamo, Furia?
Sto solo dicendo che bussare a qualche porta sarebbe utile. Trigger non è stato ucciso perché tu possa piantare degli alberi e riparare qualche tetto di Lunden. Non sembra più un banchetto per i corvi. Eivor, spero che tu abbia trovato qualcosa. Alcune pergamene. Messaggi tra i membri di una società segreta. L'Ordine degli Antichi, a quanto pare. Ordine degli Antichi? Non credo di saperne nulla. Qual è il loro scopo? Spiegarlo richiederebbe tempo. Ma sappiate che sono qui per ucciderli. A Lunden pare comandi la bussola. La freccia e la sanguisuga lo assistono. Nomignoli e ordini segreti, che fesserie. Da dove cominciamo? La bussola è un mistero. È citato spesso, ma non ho altri indizi. Hai detto che è un capitano franco, vero? Per trovarlo dovremmo sorvegliare le navi che viaggiano sul Tamigi. I capitani sono girovaghi. Forse se ne sta zitto lontano da qui. Può darsi, ma urlerebbe se gli mozzassimo le mani. Oh, sei uno stratega diabolico. Uccidiamo la freccia e la sanguisuga, poi attendiamo. Sarà la bussola a trovarci. La freccia è un danese che conosce la battaglia. Il nome suggerisce che sia un arciere. Scommetto che è lui a seminare discordia tra i danesi rifugiati a Lunden. Al posto suo mi confonderei tra i miei ranghi, circondato da altri soldati. La freccia ha l'ordine dalla bussola di reclutare soldati in un mercato a ovest. Credo di sapere dove. La sanguisuga ha bisogno di carne. Ha fatto richiesta di schiavi, ma non so perché. Abbiamo trovato parecchi corpi al molo di recente. Ma non solo di schiavi. Alcuni dispersi sono stati ritrovati, in luoghi diversi. Fatti a pezzi. Buon Dio, Erke. Non perdiamo altro tempo. Troveremo la freccia e la sanguisuga. Ucciderli costringerà la bussola a tornare. Stow, ci vediamo al mercato occidentale. Contaci. E io andrò al molo. Altri corpi aspettano di essere ripescati. Forse è opera della sanguisuga. Che Dio sia con noi. Andate in suo nome e con la sua protezione. Okay.